Ed ora una nuova parte di Polifemo dedicata all'Hauser. A Sava si è tenuto un incontro dal titolo Nutriamoci di benessere, cui ha partecipato la biologa nutrizionista dottoressa Stefania Lomartire, affrontati i temi legati all'alimentazione della terza età. Allora, buonasera a tutte, grazie. Allora, continuiamo questi incontri di approfondimento stasera con la dottoressa Stefania Lomartire, nutrizionista. È molto importante stasera perché noi diamo per scontate tante cose, però saperle in maniera scientifica ci renderà ancora più preparate. Quindi si continua questo percorso che abbiamo iniziato un mese fa e quindi continueremo. Quindi speriamo che sia di vostro gradimento, anche di gradimento l'attività posturale che abbiamo avviato. E niente, continueremo così. Voi continuate a venire e dite anche, fate delle proposte, perché dalle proposte dei soci l'Hauser cresce ancora di più. Quindi ascoltiamo la dottoressa. Grazie. Siamo nella sede del Neo Circolo Hauser di Sava. Sono io come presidente provinciale sono molto contenta perché c'è un'adesione già dall'inaugurazione, un'adesione molto, molto numerosa. E questo significa che ci sono molti anziani che non vogliono rinchiudersi nella loro casa, cioè in se stessi, ma partecipare, quindi partecipare attivamente, e questo è il compito dell'Hauser, quello di promuovere l'invecchiamento attivo, cioè gli anziani che devono continuare a dare qualcosa ancora alla società per sentirsi qualcosa alla società, ma nel contempo di sentirsi anche loro vivi, vivaci, partecipare a quello che succede nella società, partecipare nella maniera migliore, partecipare per cambiare anche questa società. Intanto vi ringrazio per aver accettato il nostro invito, l'invito da parte dell'Hauser. Ringrazio l'Hauser per avermi dato la possibilità di chiacchierare, di fare una chiacchierata con voi. Quindi sarà davvero un'oretta, diciamo, all'insegna dell'amicizia e della condivisione riguardo la nutrizione. Quindi il titolo del convegno, quindi di stasera è Nutriamoci di benessere. Perché abbiamo scelto quindi questi due termini, nutriamoci di benessere? Quindi ho introdotto il concetto di nutrizione e benessere. Quindi già si sono avviate delle iniziative che tendono proprio a questo, quindi tra la ginnastica posturale, conferenze di approfondimento sull'importanza dello stare insieme, sull'importanza dell'alimentazione, sull'importanza anche dell'apprendere, conoscere, e questo, diciamo, su questa scia poi Lauser anche sull'importanza di conoscere nuove realtà, nuovi luoghi e nel contempo anche mettere in campo tante energie. Quando parliamo di nutrizione non dobbiamo pensare esclusivamente ad alimenti, no, dobbiamo pensare invece a qualcosa, a sostanze che introdotte nell'organismo in realtà apportano non solo energia, ma anche sostanze indispensabili per il buon funzionamento dell'organismo. Okay? Quindi nutrizione o nutriente non equivale a dire alimento, perché l'alimento invece può essere qualcosa di non nutriente. Possiamo scegliere di mangiare un alimento energetico, ma non apporta vitamine. Perché parleremo di benessere? Benessere che significa? Quindi la parola stessa, benessere, quindi stare bene. Quindi benessere, quando parlo di benessere mi riferisco non solo al benessere fisico, ma mi riferisco anche al benessere fisico e sociale. Okay, quindi queste componenti in realtà mi permettono di ottenere un buono stato di salute, oppure definizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1948. Quindi l'incontro, come per esempio
anche chi viene, che trasmette le proprie conoscenze, come la dottoressa Stefania Lomartire, una giovane dottoressa che mette a disposizione la sua conoscenza, quindi quello che ha studiato, a disposizione degli anziani del circolo dell'Auser. Nel contempo lei dà e riceve, perché questo è anche uno degli obiettivi dell'Auser, cioè far incontrare le persone e far incontrare le generazioni. Parleremo quindi di dieta mediterranea. Dieta mediterranea, e qui è rappresentata la famosa piramide della dieta alimentare, della dieta mediterranea. Ovviamente è una rappresentazione colorata, divertente, schematica, con la quale vogliamo, diciamo, mettere in evidenza quali sono i punti cardine. Sicuramente, perché parliamo di dieta mediterranea? In realtà la dieta mediterranea è antichissima, cioè esiste da milioni di anni, messa a punto già 10.000 anni fa, diciamo in Medio Oriente, e poi è stata più volte rivalutata, soprattutto da Kies negli ultimi anni, e diciamo dieta mediterranea. Bene, che dire, ringrazio l'Auser di Sava ovviamente per avermi dato la possibilità di condividere con tutti i soci diciamo dell'Auser questo momento di formazione e informazione riguardo salute e benessere. Non a caso abbiamo intitolato il nostro progetto Nutriamoci di benessere. Ovviamente se vogliamo intensificare, quindi la struttura fisica ce lo permette, possiamo scegliere di svolgere attività fisica regolare andando in palestra, o comunque scegliendo di fare bici o nuoto, o sceglieremo altre attività sportive, ma una semplice camminata, bastano semplicemente un paio di scarpette, un abbigliamento comodo, eventualmente una buona compagnia, iniziamo a socializzare anche. Quindi attività fisica è la base di qualsiasi dieta. Bene, il mio compito qual è? Divulgare la buona salute, diciamo, nell'adulto, e quindi cercando di coinvolgere un po' tutti ad assumere comportamenti corretti riguardo uno stile di vita che ci potrà condurre al meglio nel percorso appunto della vita nel quotidiano. E quindi l'altro concetto importante da sottolineare qual è? Mantenere, vabbè, sembra difficile, mantenere l'indice di massa corporea tra 21 e 23, che è semplice. Che cos'è l'indice di massa corporea? È un parametro banalissimo, lo possiamo valutare tutti con una semplice bilancia e un semplice metro. Quindi valutando la nostra altezza, quindi facendo un calcoletto, quindi moltiplicare, quindi l'altezza per altezza, quindi altezza al quadrato, e prendendo in considerazione il nostro peso, quindi peso fratto altezza al quadrato, mi verrà fuori un parametro, un indice, un numeretto, che se compreso tra 20 e 25 vorrà dire che sono normopeso, quindi non devo correre di pari. In realtà consiglio che per tutta la vita, quindi, dovremmo mantenere questo valore tra 21 e 23, non dovrebbe superare 25, perché altrimenti cadiamo nel sovrappeso o peggio ancora nell'obesità. Che dire, quindi, dieta mediterranea, i suoi principi fondamentali, alla base sicuramente di un corretto stile di vita, attività fisica, quindi attività motoria, convivialità e quindi socializzazione, grazie anche all'Auser, e stagionalità dei prodotti e cibi salutari, locali, rispettando le tradizioni e la stagionalità dei prodotti. Mi riferisco in realtà al piacere della condivisione durante una riunione tra amici, come noi stiamo facendo questa sera grazie all'iniziativa presa dall'Auser. Stiamo condividendo con piacere con questa conversazione, in realtà il piacere di condividere, quindi esperienze. Io ho una mia esperienza, lo sto mettendo a vostra disposizione, voi potreste intervenire ovviamente al dibattito per meglio chiarire i punti. Allora, i punti cardine della dieta mediterranea quali sono? Sicuramente una massima introduzione di frutta e verdura, cereali integrali, pesce, quindi prodotti del pescato, latte, carne, magari favorendo carni bianche, riducendo al minimo dolciumi vari, zuccheri semplici, e non dobbiamo dimenticare ovviamente olio d'oliva extravergine, meglio se locale, e un buon bicchiere di vino, uno per le femmine, quindi per le donne,
2 massimo diciamo per gli uomini. Quindi la convivialità è un aspetto fondamentale anche nell'alimentazione. E la convivialità a tavola, come la raggiungiamo al meglio? Beh, intanto dobbiamo soddisfare un primo aspetto, il gusto del mangiare, ok? Quindi devo provare piacere quando praticamente assaggio un cibo, una pietanza. Ripartiamo con il nostro primo incontro questa sera, quindi introdurremo i principi basilari diciamo della dieta mediterranea. Si susseguiranno diversi incontri con cadenza mensile e spero ovviamente di essere utile, no? Diciamo durante questi incontri di supportare sostanzialmente le persone, quindi nel migliorare quindi il loro stile di vita. E ringrazio ancora Lauser e buon lavoro a tutti. Quindi mi deve gratificare, no? Devo gratificare, assaporare, percepire quindi i colori del mio piatto. Altro aspetto importante della convivialità, qual è? Il piacere di ricevere e accettare il cibo. Questo progetto è iniziato a dicembre e abbiamo voluto fortemente costituire questa associazione per dar modo alle varie compagne di mettersi insieme e aggregarsi, cercare di socializzare. Infatti il nostro primo incontro è stato sulla socializzazione e ha avuto un buon riscontro, tant'è che molti hanno partecipato, e questo percorso, oltre all'incontro sulla socializzazione, abbiamo organizzato dei corsi di ginnastica posturale. Oltre che il piacere di ricevere e accettare il cibo, fa piacere a chiunque ricevere un pezzo di torta, un pezzo di ciambella, un piatto di pasta ben caldo pronto dall'amica, non va bene con i primi. Dal marito, oppure da un figlio, perché no, dalla mamma. Fa sempre piacere ricevere, perché il cibo viene visto come atto d'amore, e quindi un atto d'amore verso gli altri, e fa bene quindi riceverlo. Non ce l'aspettavamo, ma siamo stati costretti a fare i doppi turni per quanti si sono iscritti. Ci siamo dovuti bloccare perché ci sarebbe ancora tanta adesione, ma purtroppo i locali non ce lo consentono. Abbiamo chiesto alle suore salesiane di darci ospitalità, lo stiamo facendo 2 volte la settimana, siamo 40 già, e niente, significa che... Stesso modo, atto d'amore, quindi è altrettanto piacevole e gratificante preparare un bel piatto di pasta per qualcuno, ok? Quindi altro punto importante, quindi piacere del gusto, del ricevere, accettare cibo, donarlo. La richiesta di stare insieme è molto sentita, perché tutti vogliamo uscire dalla quotidianità dell'essere soli, perché fino adesso ci eravamo racchiusi in uno stato virtuale, ma c'è l'esigenza invece di stare insieme, di poter dialogare, e questo sta dando successo appunto all'Auser di Sava, che cresce quotidianamente perché non ce l'aspettiamo. E infine, regole della tavola. Quali sono queste regole della tavola? Beh, per meglio per meglio condividere il pasto, è bene quindi mangiare comodamente, seduti a tavola, cercando di essere, come dire, presenti a se stessi, dico io. Cioè, quando facciamo un'azione, quindi anche quando mangiamo, dobbiamo renderci conto di quello che stiamo mangiando, dobbiamo valutare, dobbiamo assaporare, ma non mangiare in maniera distratta, perché rischiamo di mangiare con voracità, di introdurre cibi senza renderci conto della consistenza, dell'odore, del profumo, e questo può essere anche un disturbo.
abbiamo organizzato il pullman per una gita a Matera e forse ci dobbiamo bloccare perché il pullman l'abbiamo già riempito e non sappiamo se poi prendere altri posti. Questo ci dà forza e ci permette di essere fiduciosi perché lo stare insieme fa star bene la persona e stare bene man mano che si cresce con l'età probabilmente è proprio quello che ci fa stare nella società e non ci sentiamo emarginati. Altro aspetto importante è la stagionalità e i prodotti locali. Perché stagionalità e perché valorizzazione dei prodotti locali? Stagionalità perché? Perché intanto dovrei approvvigionarmi di frutta e verdura della stagione. In questo modo, se faccio questa scelta, in realtà sto privilegiando prodotti che probabilmente avranno subito meno trattamenti sul campo, quindi non saranno sottoposti a coltivazione intensiva, coltivazione in serra, e di conseguenza probabilmente conterranno maggior quantità di vitamine e antiossidanti utili per il nostro organismo. Vogliamo essere parte attiva e siamo giovani ancora, abbiamo tanto da dare, ma questo ci permetterà forse appunto di darlo con più entusiasmo anche nel futuro. Grazie. Se invece scelgo di mangiare un prodotto raccolto un anno fa o mesi fa, sicuramente rischierò di trovare poca roba dentro. E poi per un altro motivo io cerco di invogliare la gente a scegliere il prodotto di stagione. Per quale motivo? Perché se inizio a mangiare zucchine d'inverno a Natale, ovviamente d'estate poi che mi toccherà mangiare? Mi sarò stancata di mangiare ancora zucchine. Appunto, quindi cerchiamo di dare spazio ai prodotti stagionali, valorizzando poi i prodotti locali. Perché prodotti? Che ho aderito perché ho condiviso gli obiettivi dell'Hauser: uscire di casa, socializzare e sentirmi un attimino anche più attiva. Perché l'acqua, che fa l'acqua? Mi aiuta ad assimilare, mi aiuta a eliminare le scorie, mi aiuta ad andare in bagno, quindi a evacuare. Quale altra importanza, quali altre funzioni ha l'acqua? Idrata le mie articolazioni, no? Liquido sinoviale, articolazioni, è chiaro, più acqua ho, più liquido sinoviale, di conseguenza il movimento è più fluido, ok? Fatte salve alcune patologie, per carità. Vedo meglio, a volte trascuriamo che un problema di visione può essere dovuto anche a una disidratazione dell'occhio. Ok, perché abbiamo acido ialuronico, l'umor vitreo, l'occhio, sclera, dentro, all'interno c'è una sostanza che lega molta acqua, quindi se sono disidratata ovviamente avrò anche difficoltà nella visione. Io sono contenta di essere qua insieme a tutti voi, anche perché è molto bello stare insieme, socializzare, vedere facce nuove, non stare sempre in casa, ascoltare anche cose diverse, ascoltare argomentazioni di cui ci possono interessare e passare un'oretta insieme a tutti voi. Quindi l'acqua è fondamentale, se non c'è acqua non posso regolare la mia temperatura corporea, prego. Fondamentale, almeno, io dico, almeno 8 bicchieri al giorno. Questo, appena sveglia, 2 bicchieri, io li consiglio sempre, 1, 2, basta che iniziamo a bere, 2 sarebbe ottimale come quantità, appena mi sveglio, un po' come dovremmo imparare a bere. Cioè, quando ci svegliamo ci laviamo, no? E quindi dobbiamo lavare, idratare anche le nostre strutture. Niente, siamo tutti qua, penso, per socializzare innanzitutto e per conoscere. E anche l'associazione, certamente, ma anche quello che ci dirà la nutrizionista, che da mamme, che è sempre, insomma, una cosa buona sapere. Non mi piace parlare del cibo che faccia male, nulla fa male. Dobbiamo semplicemente mangiare con qualsiasi cibo, anche la pasta. Sì, quello sì, però alla fine se gradisco la pasta, non integrale, perché la gradisco un po' di più, magari ci aggiungo delle verdure. Ok? Quindi un bel piatto di minestrone con pasta, oppure orecchiette a rape.
Quindi ho la fibra della verdura che va a compensare. Sono pure io contenta di essere qua, di trovarmi con le amiche, di trovare con tutte le mie amiche, di partecipare a queste riunioni, conoscere molta gente. Sono contentissima. E perché l'olio extravergine d'oliva? Famosi omega 3. Omega 3 che sono acidi grassi essenziali che li ritrovo nel pesce azzurro, oltre che nell'olio extravergine d'oliva e nelle famose noci o alcuni semi, soprattutto noci. Non a caso chi non è allergico consiglio anche di ultimare il pasto con tre noci. Perché tre noci? È un modo perché se ho scelto di mangiare pasta col minestrone, pasta e carciofi e poi mi sono sbrigata, per stare seduta a tavola e per continuare la conversazione con mio marito o con mia figlia o con chiunque o da sola per guardare la TV, santa pace, quindi sosto il tempo di schiacciare le noci, temporeggio un attimino e questo può essere utilizzato anche come antistress, dico io. Evitiamo di utilizzare la frutta secca già pronta, perdiamo un po' di tempo, sprechiamo di energie, no? E poi comunque apportano omega 3, tre noci dalla quantità diciamo minima di stemma. Per stare insieme, perché molti anni ho fatto l'assistenza a mia mamma, molti, per ritornare di nuovo nella società, perché mi ero straniata un po', voglio fare questo percorso tutto insieme e fare altre cose insieme agli altri. Io penso che ho fatto molti anni lo scout pure io, però voglio ritornare di nuovo a stare nella società.